Black Lives Matter a Cassino, perché? Per un gesto di solidarietà e di condivisione con il movimento nato negli Stati Uniti ad opera dell'uccisione di George Floyd e che comunque è una lotta contro il razzismo e il fascismo, che in Italia sta assumendo contorni molto preoccupanti. Una bella partecipazione alla manifestazione. Credo che sia stata una bella partecipazione. Una bellissima piazza. La cosa più importante è che la comunità africana è stata protagonista di questa iniziativa. Se si registra questa presenza vuol dire che c'è una sensibilità. Grazie Vincenzo. Grazie a te Paolo. 8 minuti e 46 secondi. Non trascorrono in fretta. 8 minuti e 46 secondi non sono un incidente. 8 minuti e 46 secondi sono una solida certezza. È il tempo del noi contro voi, sbraitato con violenza. È il tempo di tutte le minoranze schiacciate dal potere. È il tempo del pericolo per tutti i portatori di una differenza in una maggioranza che persegue la sopraffazione. 8 minuti e 46 secondi sono il tempo che basta a sentire il dolore, a farlo crescere, a farlo vibrare come un'unica e sola voce della lingua universale degli ultimi che sanno alzare la testa e pretendere il diritto alla giustizia e alla felicità. And 46 seconds go by slowly. 8 minutes and 46 seconds are not an accident. 8 minutes and 46 seconds are a tangible certainty. It is the time of us versus all of you, shouted loud. It is the time of all those minorities crushed by the authority. It is a time of trouble for whoever dares to differ among an abusing majority. 8 minutes and 46 seconds are long enough to feel the pain, to let it grow, to make it resonate as the one and only universal language spoken by the last ones, the forgotten ones, the brave ones who can raise their heads. Stand up and demand a right to justice and happiness. Une minute et 46 secondes ne passent pas vite. Une minute et 46 secondes n'est pas un accident. Une minute et 46 secondes est une solide assurance. C'est le temps de nous contre vous, méprisés par la violence. C'est le temps de toutes les minorités écrasées par le pouvoir. C'est le moment du danger pour tous les porteurs d'une différence dans une majorité qui poursuit les abus. Dans une majorité qui poursuit les abus, 8 minutes et 46 secondes suffisent pour ressentir la douleur, pour le faire grandir, pour le faire vibrer comme une seule et unique voix dans le langage universel des derniers, qui savent relever la tête et revendiquer le droit à la justice et au bonheur. Kanamichi. Oggi non ci credo, ma innanzitutto vi ringrazio di essere venuti qui a Cassino per rispondere alla chiamata per i Black Lives Matter. I Black Lives Matter è un movimento nato negli Stati Uniti in questo anno, proprio in 2020,
non riesco a credere ancora che in 2020 io devo scendere in piazza a lottare per i diritti umani mentre che dovevamo lottare per i diritti degli animali o dell'ambiente. Non ti credo. Ma una cosa è chiara, cari amici, quando gli uomini di buona volontà non fanno nulla, il male trionferà sempre. Certo. Gli uomini di buona volontà siamo noi. Quindi a me fa più paura le persone che restano indifferenti quando ci stanno gli oppressori che fanno l'oppressione su altre persone. E questo che mi fa male. Cari amici e care amiche, oggi vi racconto ancora una cosa o vi dico un'altra cosa. Ciò che sta succedendo in una parte della terra riguarda tutto il mondo. Se prendiamo un esempio del Covid-19, per la prima volta abbiamo sentito parlare di questo in Cina. Ha chiuso il mondo intero! Il mondo intero! Ma noi esseri umani ancora non riusciamo a svegliarsi, sapere che soltanto uniti possiamo cambiare questo mondo. Dobbiamo ancora continuare a fare l'oppressione. Dobbiamo ancora continuare a parlare di qualcuno, a parlare di colore della pelle, a sfruttare qualcuno, a sfruttare un lavoratore, dobbiamo ancora continuare a farlo. Noi qui oggi non è una lotta contro un nero e un bianco, è una lotta contro ogni forma di discriminazione e di razzismo. Non si parla qui di una lotta contro nero e bianco, no, non è questo il punto. Il punto è che noi stiamo lottando contro tutti i razzisti attraverso il mondo. E questo è il punto. Cari amici, vi dico ancora che ogni essere umano ha il diritto inalienabile di vivere libero dalla persecuzione. Sì, la persecuzione. La persecuzione non è soltanto politica, è anche morale, è anche nel lavoro. La persecuzione si fa anche appartenendo a un sesso differente. La persecuzione tocca anche coloro che hanno delle opinioni diverse. Cari amici e cari amiche, questa lotta che facciamo oggi è una lotta di civiltà. Quindi l'unica porta possibile per farci, che ci porterà alla vittoria, è l'unione. Uniti siamo, insieme possiamo. Cari amici e cari amici, vi dico ancora, questo parlo agli ultimi, a coloro che pensano essere gli ultimi. Noi chi sono ultimi? Non dobbiamo vittimizzarsi. Oggi non è più il momento di vittimizzarsi, è il momento di confrontarsi, di lottare. Perché purtroppo è ciò che Dio ci ha promesso, dobbiamo lottare per tutta la vita. Da Martin Luther King fino ad oggi stiamo lottando, sì, lo dobbiamo fare. Perché ancora ci sono delle persone che credono di essere superiori. Non è possibile, non esiste più, siamo in 2020 ragazzi. Ragazzi, vi direi a coloro che si sentono allontanati, lasciati indietro, di non mettersi a lamentarsi da soli, ma di cercare ad entrare nella stanza dove si prendono le decisioni. Noi dobbiamo entrare dove si prendono le decisioni, dobbiamo partecipare alla presa delle decisioni, quindi noi dobbiamo votare, ragazzi. Dobbiamo votare, non è il momento di venire in piazza, è il momento di pensare con la testa e di partecipare al voto, e di partecipare al cambiamento. E il cambiamento è adesso, è ora, la storia sta scrivendo. Noi uomini facciamo l'istoria, ma l'istoria riconosce soltanto i grandi uomini. Vogliamo essere peggio o vogliamo essere riconosciuti? Voglio che siamo riconosciuti nella parte giusta e abbiamo il diritto e la possibilità di scegliere, ora o mai. Sono Alfa Giallo, il cittadino del mondo, il vostro fratello. Vi ringrazio.